leggere soltanto per esempio la cardarella. Cosa, secondo voi cosa vuol dire una cardarella? La cardarella, sapete, quel recipiente che serve, cioè sapete, io sono un meno possibile, io dire sono la più estranea. Ma Antonio, che cos'è una cardarella? È una cosa che ti sa troppo quando non la vuoi. Senti, quindi, diciamo, la cardarella che è un oggetto che in maniera molto fantasiosa ci sta raccontando la vita degli operai edili, che cosa racconta? Racconta il bello. Il bello di quello che succede in un gruppo di persone che lavorano insieme. È un incontro, non come tutti gli altri, perché Vincenzo Moretti, prima ancora di raccontare la sua storia, anzi forse lui la sua storia la racconta poco, perché a lui interessano le storie degli altri e soprattutto il rapporto che voi tutti avete con il lavoro. E il lavoro, se il lavoro non viene bene, noi, quelli che lavorano e quelli che comandano, non serviamo a niente. È come se il nostro domani non passino, e non è giusto. E vedete, dietro quest'idea qua, quest'idea che viene ripresa, poi magari leggo diciamo, qualche altro pezzettino, perché più che raccontarlo, insomma, mi piace leggerlo per darvi l'idea delle cose, il mondo mi ha spiegato molto bene come è fatta la struttura del, diciamo, come dire, del romanzo. La cosa che mi piace condividere con voi è che quest'Italia qui esiste veramente. Non mi è mai capitato di leggere un libro così. È un libro nuovo. Questi racconti vogliono raccontare il lavoro. Il lavoro però raccontato attraverso sia le persone, quindi praticamente alcune persone che lavorano e raccontano il proprio lavoro, ma poi ci sono personaggi del tutto inaspettati, anche i luoghi raccontano, cioè la piazza racconta di come le persone, i ragazzi, i bambini stanno in piazza e si incontrano e vanno avanti nella vita. Ma la cosa che devo dire che più mi ha sorpreso è che anche le parole parlano, cioè non è che parlano solo per voce di qualcuno perché vengono dette, ma parlano proprio loro. Allora, per esempio, la solidarietà parla e dice, io sono la solidarietà, mi presento.